Secondo appuntamento con Cristiano Luzzago e le Maserati che hanno fatto la storia. La Maserati Bora. Cari amici appassionati, oggi presenteremo un modello Maserati particolarmente interessante. Si tratta della Bora. La Bora segna veramente una pietra miliare dell'evoluzione della produzione Maserati, perché passa dalla tradizionale configurazione di motorizzazione anteriore con trazione posteriore alla motorizzazione centrale. Infatti questo modello, differentemente da tutti i modelli Maserati prodotti fino a questo momento, ha la caratterizzazione di una monoscocca con un subtelaio sul quale è installato il poderoso 8 cilindri Maserati, che ha equipaggiato precedentemente i modelli Ghibli, Indy, Mexico, 4 porte. Il disegno della Bora fu commissionato a Giugiaro e la vettura fu prodotta da Little Design, ma chi spinse particolarmente per la produzione di questo modello, che doveva competere con le Gran Turismo dell'epoca, quindi con questa configurazione a motore centrale o posteriore, fu proprio la proprietà del marchio Maserati, che all'epoca era la Citroen. Giugiaro ha disegnato una linea molto filante, molto moderna e in linea con i canoni dei primi anni 70. Che la caratterizza, anzi la rende unica nel suo genere, è il padiglione del tetto in acciaio inossidabile spazzolato. Non esistono altre vetture configurate in questo modo. La linea posteriore è anche molto aerodinamica e è molto bello questo lunotto dal quale si può vedere tutta la meccanica della vettura. In realtà normalmente la meccanica era coperta da un pannello che anche questa vettura possiede, ma che noi abbiamo tolto perché in questo modo riusciamo a evidenziare bene quella che è la potenza del motore inserita nella carrozzeria e far trasparire immediatamente che si tratta di una vettura molto poderosa. Il frontale del Bora è particolarmente filante, appuntito addirittura, quasi a voler perforare l'aria per poter raggiungere la propria velocità di punta di 280 km orari. Giugiaro con questo design sicuramente raggiunge una delle migliori espressività del proprio lavoro. Infatti la Bora ebbe talmente tanto successo come modello che Maserati introdusse per un pubblico di livello leggermente inferiore anche la Merak. Come in altre vetture Gran Turismo dell'epoca, i fanali sono retrattili a scomparsa per non creare ostacoli aerodinamici. Quello che le differenzia da vetture di altre marche è che questi sono comandati idropneumaticamente, quindi da un impianto di derivazione Citroën, dato che, come vi ho già detto, in questo periodo la Maserati era di proprietà Citroën, che comanda anche tutto l'impianto delle sospensioni, dei freni e perfino la regolazione dei sedili. Il design dei cerchioni prodotti dalla Campagnolo, e naturalmente in lega leggera, è molto inusuale per via di questa ampia coppa dalla forma concava che li completa. Stanno molto bene e si raccordano molto bene col tetto in acciaio inossidabile che abbiamo visto precedentemente. Le linee della vettura sul profilo sono particolarmente filanti e rastremate e sono molto belle queste vetrature che consentono la visibilità dall'abitacolo posteriormente. Il motore di questa vettura, differentemente dai motori delle altre vetture dell'epoca di tipo posteriore centrale, è montato invece che trasversalmente, come nelle concorrenti Ferrari 308 o Lamborghini Miura, è montato longitudinalmente e il cambio è posteriormente a sbalzo sulla vettura. Quando la Bora viene presentata nel 1971, è dotata di un motore 4007. Successivamente, per adeguarla al mercato americano, dove il motore 4009 era già stato omologato sulle versioni dei modelli precedenti, anche per il mercato europeo fu introdotto e standardizzato il modello 4009, che aveva 320 cavalli e raggiungeva la velocità di 280 km orari. Per raggiungere le prestazioni ottimali e le velocità previste, il motore è alimentato da 4 carburatori doppio corpo Weber da 42 mm.
Naturalmente l'installazione di un motore posteriore centrale, differentemente da quanto fatto finora da Maserati, costrinse ad una progettazione particolare dell'impianto di raffreddamento. Fra le varie peculiarità di questa vettura è molto caratteristico il vano dove si trova la vaschetta di recupero col tappo di rifornimento del liquido di raffreddamento. Il cruscotto della Maserati Bora, come tutte le Maserati, è sempre straordinariamente ricco di strumenti, perché come tutte le vetture sportive è bene che il pilota o il conduttore abbia sott'occhio tutti i parametri d'uso della vettura. L'orientamento del cruscotto cambia completamente rispetto a quella che è la tradizione Maserati, infatti comincia ad essere molto più ergonomico e addirittura è arcuato intorno al guidatore. Fra le molte caratteristiche originali che contraddistinguono la Bora ci sono la regolazione del volante, che consente sempre di poter ottimizzare l'impostazione del pilota, la pedaliera che si regola oleodinamicamente e il sedile che altrettanto ha una regolazione idraulica. Queste tre componenti contribuiscono all'ottimizzazione dell'assetto del pilota alla guida.